Mentre i playoff entrano nel vivo, diamo un ultimo sguardo alla stagione di chi si è fermato al torneo play-in. Questa è la seconda parte delle pagelle NBA 2022-23. Chicago Bulls, voto 5. Un deciso passo indietro rispetto all'incoraggiante stagione precedente. Anche nel 2022-23, Chicago ha avuto l'alibi degli infortuni, con Lonzo Ball fermo ai box da un anno e mezzo per i continui problemi al ginocchio sinistro e Zach LaVine che ha iniziato la regular season in condizioni fisiche non ottimali. Ciò non toglie che la squadra di coach Billy Donovan abbia mostrato limiti evidenti, soprattutto in fase offensiva, nonostante le grandi performance individuali di LaVine e di DeMar DeRozan. È andata molto meglio in difesa, dove le abilità di giocatori come Alex Caruso, Javonte Green e l'ultimo arrivato, Patrick Beverley, sono tornate decisamente utili. La sconfitta nello spareggio playoff contro Miami potrebbe rivelarsi il preambolo di una drastica rifondazione. Nikola Vucevic sarà infatti free agent, mentre DeRozan entra nell'ultimo anno di contratto. In casa Bulls è già ora di cambiare pagina? New Orleans Pelicans, voto 6,5. La squadra di Willie Green è stata una delle grandi rivelazioni di inizio stagione, quando si è portata rapidamente ai vertici della Western Conference nonostante le ripetute assenze di Brandon Ingram. Merito di una difesa eccellente, guidata dai giovani Herb Jones, Trey Murphy e Dyson Daniels, dell'impatto dalla panchina di giocatori come José Alvarado, Larry Nance Jr. e Naji Marshall, e di uno straordinario Zion Williamson. Dopo aver saltato l'intero 2021-22, il fenomeno dei Pelicans si è consacrato fra le star NBA, inserendo per qualche settimana il suo nome nella lista dei candidati MVP. A gennaio, però, l'ennesimo infortunio, stavolta muscolare, ha fatto crollare tutto. Aspettando Zion, che ha continuato a rimandare il suo rientro per motivi misteriosi, i Pelicans si sono lentamente inabissati, perdendo il treno playoff. Riecco dunque una nuvola nera incombere sulle ambizioni di New Orleans, strettamente legate alle condizioni fisiche di un atleta considerato e pagato come una superstar, ma che ha disputato appena 114 partite in 4 stagioni da professionista. Oklahoma City Thunder, voto 7,5. L'infortunio che ha costretto i box per tutta la stagione Chet Holmgren, seconda scelta assoluta dell'ultimo draft, sembrava aver posto una pesantissima zavorra sull'ambizione di risalita dei Thunder. Chi si aspettava l'ennesima annata di transizione, trascorsa nell'attesa di sfruttare le molteplici scelte accumulate, ha dovuto però ricredersi. Gli uomini di coach Mark Daigneault sono rimasti in corsa per i playoff fino all'ultima partita disponibile, ovvero lo spareggio perso contro Minnesota. Ci sono riusciti soprattutto grazie all'esplosione di Shai Gilgeous-Alexander. Il numero 2 ha viaggiato oltre 31 punti di media, ha esordito all'All-Star Game e si è probabilmente guadagnato un posto nei quintetti All-NBA. A dare ulteriore merito alla fantastica stagione di Shai c'è la scarsa profondità di un roster estremamente giovane e inesperto. Gli unici elementi con un minimo di prospettiva sembrano essere il rookie Jalen Williams, tra i migliori nell'ultima fornata di matricole, e Josh Giddey, che al secondo anno da professionista ha confermato le sue doti di all-around player. Le prestazioni del giovane trio SGA, Giddey, Williams, l'imminente debutto di Holmgren e tutti gli asset accumulati sul mercato fanno presagire che OKC è pronta a ritagliarsi un ruolo di primo piano nella Western Conference che verrà. Toronto Raptors, voto 5. L'eliminazione al play-in, subita al termine di una regular season mediocre come poche, potrebbe aver chiuso definitivamente un'epoca. Coach Nick Nurse, che ha guidato i Raptors al titolo NBA nel 2019, è stato messo alla porta e anche gli ultimi protagonisti rimasti di quel gruppo vincente sembrano sul piede di partenza. In estate, Fred VanVleet avrà una player option, che probabilmente non eserciterà, visti i dissapori con la dirigenza per il mancato rinnovo. OG Anunoby, corteggiato da parecchie squadre, è da tempo sul mercato, e Pascal Siakam, reduce dalla migliore stagione individuale in carriera, appare ormai agli sgoccioli della sua esperienza canadese. I loro orizzonti temporali non coincidono più con quelli di una franchigia pronta a ricostruire, consapevoli di non essere più in grado, allo stato attuale, di ripercorrere recenti fasti. Questa era la seconda parte delle pagelle NBA 2022-23. Nei commenti fateci sapere le vostre impressioni e i vostri voti. Con un invito a lasciare un like al video e a iscrivervi al canale, vi do appuntamento alla prossima puntata.